Buonasera, benvenuti. Parte una nuova avventura perché abbiamo deciso che Dodicesimo in Campo se ne va un po' in giro quest'anno e quindi abbiamo deciso di fare questa puntata speciale proprio in concomitanza con la chiusura del campionato. Siamo in diretta da Napoli, da Ercolano per la precisione, quindi dalla Campania ci potete seguire sul canale 271 di Capri Event, in tutto il resto d'Italia e del mondo ci potete seguire sulla diretta Facebook alla pagina Dodicesimo in Campo. Come sempre, per chi ci segue da tanto tempo, anche sugli altri canali, insomma, potete interagire con noi, anzi vi invito a farlo, o attraverso messaggi WhatsApp al numero che credo vediate in sovraimpressione, oppure interagire con noi sulla pagina, sulla diretta Facebook. Dicevo, vi invito a farlo perché insomma, è un'esperienza nuova, siamo per la prima volta qui e quindi fa piacere capire se ci state seguendo e grazie di cuore davvero a tutti perché vedo che siete già numerosi a seguirci, fa veramente piacere. Di che parliamo in questa puntata speciale? Parliamo proprio della chiusura del campionato perché qualche mese fa, nonostante quello che ha vissuto il nostro paese, i nostri presidenti hanno deciso che le squadre dovevano tornare in campo, quindi si è giocato tutti i giorni, si è giocato tutte le ore, soprattutto si è giocato senza tifosi, si è giocato porte chiuse, si è giocato con i tifosi virtuali, si è giocato con le coreografie virtuali, una cosa di una bruttezza incredibile mai vista. E quindi cercheremo di capire che ne è stato di quello che dovrebbe essere il gioco più bello del mondo. Lo faremo insieme ai nostri ospiti, innanzitutto chi è in studio con me e saluto Emilio Coppola. Ciao Emilio, buonasera, benvenuto. Buonasera Milva, questa volta sono io a farti gli onori di È casa e dirti vero, benvenuta. è casa tua. Emilio che è avvocato, ma soprattutto questa sera in veste di tifoso del Napoli, visto Sì, mix un che po'. gioca in casa. Infatti, infatti. E poi sentiremo invece o via telefono o in collegamento Skype. Il senatore Vito Crimi, che è il capo politico del Movimento 5 Stelle, soprattutto vice ministro dell'Interno. Sentiremo Roberto De Zerbi, che è allenatore del Sassuolo, ma per chi non lo sapesse, comunque tifoso di calcio, è cresciuto in curva a Brescia, ma nella sua carriera di calciatore ha anche vestito, tra le altre, la maglia del Napoli, credo per un paio d'anni, no, Esatto. Emilio? E poi sentiremo Cristiano Militello di Striscia allo Striscione. E così chiederemo anche a loro, insomma, come è stato questo finale di campionato vissuto in questa maniera pazzesca. Com'è stato, Emilio? Ma guarda, io le ultime giornate di campionato, forse per la prima volta nella mia vita, non ho visto una partita, non le ho viste, non le ho seguite. Se sapevo del risultato del Napoli, forse è che qualche mio assistito aveva purtroppo ancora la firma sul Daspo nonostante le partite si giocassero a porte chiuse e quindi diciamo venivo notiziato delle partite attraverso appunto il mio lavoro. Posso dirti che secondo me non dobbiamo guardare quello che è stato perché se guardiamo quello che è stato diciamo ci sarebbe veramente poco da gioire e da essere felici. È stato uno spettacolo, uno spettacolo che doveva proseguire nonostante ci fossero stati morti e un paese in ginocchio. È finito come è finito, ormai appartiene al passato, guardiamo avanti, ma guardiamo avanti con fiducia e con delle regole diverse. Sì, speriamo con delle regole diverse. Ovviamente. Quello che abbiamo visto in questo finale, io mi auguro di non vederlo più, poi avremo modo di parlarne, avremo il senatore Crimi, perché si parla della riapertura degli stadi, ma piacerebbe anche capire come verranno riaperti questi stadi, perché Certo. si parla di un'affluenza del 20%, del 30%, sicuramente siamo ancora in un periodo di emergenza, sicuramente il problema non è risolto, però vorrei capire se tutta questa emergenza riguarda solo gli stadi, perché visto che insomma gli aerei mi sembra che abbiano sempre viaggiato a pieno ritmo. Negli ultimi mesi, sì, da un paio di mesi a questa parte hanno riaperto, come hanno riaperto i locali, le Ecco, mi discoteche. dicono che anche i treni da domani, insomma, tutto tornerà alla normalità e quindi i vagoni verranno riempiti senza più rispettare posto sì e posto no. Io ho letto un'informativa delle ferrovie e quindi Sì. presumo che sia così e quindi vorrei capire che ne sarà di noi, insomma. È una bella domanda che necessita appunto di un'approfondita riflessione. Innanzitutto credo che facciamoci per una volta dei complimenti. Noi pubblico da Sì. stadio, tifosi, durante questa emergenza epidemiologica ci siamo comportati bene.
questo è un primo dato che dobbiamo tenere in considerazione. Abbiamo rispettato le prescrizioni, non sono stati fatti assembramenti fuori di stadio come qualche giudice pensava quando ha deciso di non revocare la firma ai diffidati, costringendoli ad andare nei commissariati, magari dove i commissariati o nelle caserme dei carabinieri, dove magari non li facevano nemmeno entrare perché non c'erano le regole per farli entrare. Quindi facciamo i complimenti a tutto il pubblico degli stadi. Passiamo allo step successivo, il campionato che verrà. È chiaro ed è la palissiano che siamo in un paese che purtroppo è ancora sotto scacco della curva epidemiologica, così come dicono i virologi, e quindi dobbiamo stare attenti a quelle che saranno le gli sviluppi del virus nella nostra nazione. Però secondo me è il momento di mettere in chiaro, visto che il calcio nell'ultimo paio di mesi ha perso quel po' di credibilità che era rimasto, soprattutto sganciandosi dai tifosi, e mi sembra unanime il coro da parte degli allenatori, dei mister, che questo non è un calcio, non è lo sport per cui tutti si sono appassionati. Lo ha detto il nostro mister Gattuso, lo ha detto con veemenza Sinisa Mihajlovic, l'ha detto Roberto De Zerbi. Ma lo hanno detto un po' tutti, quindi è chiaro che noi dobbiamo essere chiari, in questa fase dobbiamo studiare, dobbiamo lavorare affinché quando questa emergenza, questa curva epidemiologica sarà finalmente appiattita e ci saranno le condizioni di sicurezza, si possa tornare allo stadio con una modalità diversa, rimettendo al centro finalmente i tifosi, che abbiamo capito essere non solo il 7%, come diceva qualcuno qualche volta, i tifosi allo stadio rappresentano il 7% degli incassi delle società e rappresentano il 7% di tutto. È un 7% che però è in grado di determinare anche il restante 93%. Quindi facciamo molta attenzione a mettere i tifosi da stadio alle porte, perché potrebbe essere un gioco controproducente che potrebbe far implodere il sistema calcio. Intanto chiedo alla regia se mi contattano il senatore Vito Crimi, appena ce l'abbiamo così lo sentiamo. In effetti il calcio, così come ce l'hanno proposto negli ultimi mesi, ha appassionato un pubblico inferiore rispetto al passato, perché se è vero che gli spettatori della TV sono diminuiti del 25% ed è una percentuale altissima, vuol dire che questo calcio ha appassionato ben poca gente. Poi la decisione che ha spinto i presidenti a far tornare le squadre in campo non hanno nulla a che vedere con la passione, ma di questo ne parleremo. Dovremmo aver raggiunto Vito Crimi. Pronto? Vito, ci Pronto, sei? Mi sentite? Ti sento bene, buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora, stavamo parlando di quest'ultima parte del campionato che si è giocata a porte chiuse, si è giocata senza tifosi, si è giocata con i tifosi virtuali, con le coreografie virtuali, ed è stato uno spettacolo deprimente. I tifosi credo che facciano la differenza sempre, e stavamo dicendo che anche le TV ne hanno risentito, perché le TV a pagamento, le TV che trasmettono le partite, hanno perso una fetta di spettatori pari al 25% in quest'ultimo periodo, ed è una bella percentuale. Che ne pensi? Sì, è un fatto che quando gli stadi sono vuoti, anche l'impatto visivo e televisivo ne risente. Mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Okay. Sentiamo bene. Okay. Ne risente anche quindi l'impatto visivo e televisivo. E quindi questo è un dato di fatto, e si è evidenziato nei dati che hai appena enunciato. E, come tutti sapete, diciamo, siamo ancora in corso, diciamo, in una fase finale di un'emergenza sanitaria che quindi ha costretto a ridurre al minimo i contatti tra le persone e le possibilità di contagio. Sapete anche che il ministro ha cercato di allontanare il più possibile anche questo inizio o ripresa di campionato, temendo anche per le stesse squadre di calcio e per i loro contatti, diciamo, come veicolo di contagio. Però, come giustamente avete evidenziato, i freddi numeri della necessità di rispondere alle esigenze economiche legate al business anche dei diritti televisivi ha portato a spingere una ripresa del campionato in queste condizioni. Quindi, diciamo, effettivamente un'immagine non bella da vedere.
Senti Vito, una ventina di giorni fa abbiamo avuto modo di incontrarti e di fare una chiacchierata con te. Noi abbiamo, insomma, ci premeva anche capire, magari se adesso ci vuoi dire due parole, il protocollo d'intesa siglato 3 anni fa, che noi pensavamo in scadenza, insomma, il 4 agosto. Vorremmo sapere, insomma, di che morte dobbiamo morire. Ecco. No, il protocollo d'intesa prosegue il suo percorso e comunque quindi non decade questo perché sia chiaro. È chiaro che quel protocollo d'intesa aveva degli obiettivi che dovevano essere raggiunti nel triennio, aveva anche diciamo delle scadenze, nel senso che in 3 anni si sarebbero dovuti verificare alcuni eventi. È chiaro che possiamo giustificare forse l'ultimo semestre per questa emergenza in cui siamo stati tutti inseriti, sul fatto che su alcune cose si sia persa magari la possibilità di finalizzare. E penso perché, diciamo, questo protocollo d'intesa aveva anche uno scopo di sperimentare nuove modalità di approccio anche sul tema della tessera del tifoso e di portare a una sua graduale, diciamo, non più utilità e necessità come strumento di identificazione indispensabile per poter accedere alle partite fuori sede. Diciamo, è chiaro che probabilmente se non ci fosse stata questa emergenza, questo ce lo dobbiamo dire in questi 6 mesi, magari anche con il vostro stimolo, come c'è sempre stato, con la vostra, diciamo, sensibilità sul tema, ci saremmo potuti risedere a un tavolo per rinegoziare gli estremi di questo patto che è stato stipulato anni fa e poter evolvere su alcuni temi oppure arrivare anche a compimento di alcuni passaggi strategici come quello del superamento della tessera del tifoso. Io non parlo di abolizione, ma di superamento nel senso della non necessità, perché credo che su questo conveniamo. Sì. Che il tema è quello lì, nessuno mette in dubbio che possa esistere, ma che non diventi lo strumento diciamo, di identificazione del tifoso buono e del tifoso cattivo, ecco per intenderci, o di una discriminante in questo senso. Esatto, questo è la cosa che ci preme di più, che la tessera del tifoso non diventi, come hai detto tu, una discriminante, che diventi facoltativa, chi vuole la faccia, ma che non sia obbligatoria, che sia slegata dall'abbonamento in casa. Diciamo che è il momento adesso di prendere in mano questo protocollo, verificare l'attuazione, verificare le cose che sono state messe in campo, se hanno funzionato, come hanno funzionato. Devo dire che è stato un passo avanti per alcuni versi, in alcune modalità probabilmente ha ancora mantenuto alcune criticità e quindi sulla eccessiva magari discrezionalità da parte delle squadre, delle società nelle decisioni che possono prendere nei confronti dei tifosi, che però è anche una corresponsabilità rispetto allo Stato. E alcuni temi vanno affrontati, uno su tutti, quello della omogeneità delle sanzioni amministrative, ma questi sono temi non da protocollo d'intesa, ma temi da Ministero dell'Interno, l'omogeneità delle sanzioni da questura a questura o l'omogeneità delle disposizioni, divieti o d'obblighi, nonché un tema che a voi sta a cuore, che devo dirvi che da un punto di vista proprio di mero diritto costituzionale mi sembra corretto, che è quello del prevedere una convalida per provvedimenti che possono privare della libertà personale alcune persone in modo unilaterale da parte di un'autorità amministrativa. Io su questo tema, benché siedo su questo scranno del Ministero dell'Interno, vi posso assicurare che condivido con voi questa esigenza che Bene. ci sia un giudice che possa intervenire su questi temi. Credo che l'avvocato Emilio Coppola, che hai Sì. conosciuto, volesse chiederti Senatore qualcosa. Emilio, innanzitutto buonasera, senatore. Grazie Emilio.
Niente, lei Buonasera. ha fatto un'analisi assolutamente, diciamo, in linea con quelle che sono le richieste della stragrande maggioranza dei tifosi. Chiaramente l'obiettivo alla fine qual è? Lei ha usato una parola giusta, era un esperimento quello del protocollo del 2017 e nelle stesse parole del protocollo c'era una frase che secondo me racchiude il senso delle sue parole, che la carta di fidelizzazione doveva assumere delle finalità diverse nel triennio. Noi secondo me, come tifosi, dalle criticità che abbiamo analizzato, è appunto quella che questo strumento deve diventare uno strumento di marketing per caricare titoli di accesso, per entrare allo stadio, per andare a vedersi magari per comprare la maglietta della propria squadra del cuore, per comprare il pallone di gioco, ma non deve diventare uno strumento scriminante tra chi può andare e non può andare in trasferta. Anche perché l'osservatorio in questi anni ha usato un'altra scriminante per decidere quando ci sono delle diciamo, situazioni di pericolo, quella della residenza. Quindi avere una doppia discriminazione, il possesso della carta di fidelizzazione o tessera del tifoso e la residenza sono dei criteri troppo stringenti che spesso hanno portato appunto al depauperamento e poi alla desertificazione degli stadi italiani. Seconda questione che lei ha centrato in pieno, il fatto delle sanzioni amministrative. Dobbiamo lavorarci, insomma, sulla creazione di alcune aree dove si possa fare il tifo in maniera sicura, in maniera pacifica, dove si possono esporre i propri vessilli in maniera tranquilla, dove i lanciacori non debbano, diciamo, guardare la propria curva e temere di essere multati e successivamente daspati dal questore di turno. Sono questi piccoli accorgimenti che potrebbero, diciamo, rimettere al centro, il tifoso potrebbe essere sentito essere rimesso al centro. E finalmente ti diamo quella spinta per ripopolare gli stadi, ovviamente con la premessa che questa curva epidemiologica deve scendere e che questa emergenza sanitaria deve terminare. Questa è la premessa doverosa che deve essere chiara a tutti. Le Le standing zone, insomma. standing zone, chiaramente estesa a tutti i settori popolari, perché è inaudito che una persona che magari si sacrifica non guardando la partita per far cantare la curva, che ha fatto innamorare tutti, perché oggi la partita la potremmo guardare tutti sui divani, ma andiamo allo stadio perché vogliamo vivere la partita in maniera partecipata. È inaudito che la persona che lancia i cori debba essere multato dal questore di turno perché magari non c'è il palchetto, perché il comune o la regione o il CONI, nel caso di Roma, non ha montato i palchetti per lanciare i cori. Quindi sicurezza, ma allo stesso tempo tifo e folklore. Ha detto benissimo, tifo e folklore e sicurezza. E io credo anche su questo tema non dobbiamo abbassare la guardia, nel senso che ovviamente è compito di questa amministrazione garantire la massima sicurezza, sia di chi va allo stadio, sia di chi intorno allo stadio vive, perché di questo dobbiamo anche garantire la sicurezza. Quindi dobbiamo avere, diciamo, deve esserci un lavoro di insieme, perché diciamo, contestualmente si possa andare nell'una e nell'altra direzione. Io credo che dei passi avanti sono stati fatti, anche la vostra interlocuzione che state mostrando e dimostrando, seria, anche in termini di costruzione delle motivazioni giuridiche a fondamento delle vostre richieste, credo che sia un elemento di maturità che dovrebbe far anche riflettere le amministrazioni che si occupano di sicurezza. Ecco, sì, hai detto bene, insieme, perché quando si debbono prendere delle decisioni i tifosi non sono mai ascoltati, siamo proprio gli unici che non vengono interpellati. E a proposito di questo, proprio sabato mattina a Napoli c'è un incontro a cui parteciperanno diversi parlamentari, ci sarai anche tu, ed è proprio un momento di riflessione perché diverse tifoserie dal nord al sud e diverse categorie hanno lavorato insieme ad un documento che verrà presentato, un lavoro comunque importante, fatto davvero con la testa e con il cuore. E quindi siamo contenti che tu possa venire a Napoli, che non è la mia città, ma sono a Napoli in questo momento. E ci fa piacere che ci sia stata questa attenzione anche da parte vostra nei nostri confronti. Assolutamente sì, so che sovvengono anche tanti altri colleghi di tutte le forze politiche, quindi ringrazio tutti per questa attenzione, che è un'attenzione, io credo che debba essere totalmente neutrale e debba interessare esclusivamente
la bellezza del gioco e basta, cioè non debba sfociare in altre intenzioni. Tutto questo, hai detto una cosa interessante, quella delle rappresentanze dei tifosi nell'ambito delle tifoserie, nell'ambito di organismi o altre attività in cui si prendono decisioni. Ecco, su questo io ve l'ho già rappresentata, la difficoltà di un'operazione di questo tipo, sulla quale vi invito a riflettere, nel senso che è importante capire come possa essere attuata, perché proprio per natura, come sono organizzate le tifoserie, c'è un, diciamo, ognuna ha una sua identità, alla quale ovviamente non vorrà mai rinunciare, e ci mancherebbe, nessuno chiede questo. Quando parliamo di rappresentanza, significa sempre fare un passo in avanti e individuare qualcuno che si faccia portavoce di un interesse collettivo. Quindi, forse, se si riuscisse a trovare una modalità per cui si possano individuare dei rappresentanti che possano rappresentare in modo il più possibile autorevole il mondo delle tifoserie, sicuramente un tipo di approccio di questo tipo si può fare, però su questo è anche da parte vostra, credo, che è una riflessione sulle modalità perché si possa accettare questo tipo di rappresentanza, vada fatta appunto Certo. per capire, cioè io posso farmi anche portavoce di questa istanza, ma immaginando che il sistema che possiamo ideare insieme possa soddisfare anche ed essere considerato attendibile e autorevole da parte vostra. Certo, questa è assolutamente una riflessione che dovremo fare noi, perché di sicuro nessun rappresentante della tifoseria ha interesse a partecipare agli incontri che so dell'osservatorio, però è giusto che ci sia qualcuno che si affaccia a noi, che quindi ci possa rappresentare, che rappresenti anche la parte della tifoseria, che possa portare le motivazioni e possa sposare la causa di noi tifosi, che, come abbiamo avuto modo di dire in un'altra sede, siamo considerati clienti ma non abbiamo mai ragione. Quindi qualche volta vorremmo avere ragione anche noi. Vuoi una Va persona che bene. parli la stessa lingua, tutto qui. Vito, non ti voglio trattenere oltre, io ti ringrazio tantissimo e Grazie ci si vede a voi. Ci vediamo a sabato mattina. Napoli. Ci vediamo sabato a Napoli. Grazie, grazie di cuore. Senatore, buonasera. Allora Emilio, stanno arrivando un sacco di messaggi, adesso vedo se riesco a leggere qualcosa. Allora, intanto Mario mi fa notare sicurezza e rispetto per il tifoso soprattutto. Certo, infatti abbiamo detto per tutti, perché il tifoso va salvaguardato comunque in tutti i sensi. Infatti le modifiche che insomma ne parlava il senatore e le cose che insomma stiamo proponendo noi vanno proprio in questa direzione, rispetto per i tifosi e sicurezza. Intanto chiedo alla regia di contattarmi anche Roberto De Zerbi. Provo a leggere qualcosa perché ne arrivano davvero tanti e vi ringrazio. Assurdo far firmare i ragazzi diffidati 3 volte durante una partita quando gli stadi sono chiusi, ci scrive Paolo, una vergogna. Poi ancora Angelo ci dice no alla tessera ieri, oggi, domani. E speriamo di riuscirci, grazie a chi mi fa i complimenti. Poi Angelo ci scrive il prossimo campionato, senza dimenticare quanto successo per il Covid, soprattutto che non c'è più, chissà come saranno organizzate le curve con eventuali restrizioni, credo che cambieranno molte cose a livello ultras, però avremo modo di vedere. Abbiamo raggiunto Roberto De Zerbi, pronto? Ci sei Roby? Ciao Ciao, Milva. buonasera, Ciao Milva. benvenuto. Allora, Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, però è tifoso di calcio, sei cresciuto in una curva, insomma, l'hai frequentata, una curva bellissima, dai, lo dico. E poi nella tua carriera di calciatore hai vestito, tra le maglie che hai vestito c'è anche quella del Napoli, visto che siamo in onda da Napoli e ci stanno seguendo in tanti. Credo che tu abbia fatto anche 2 anni belli qua, no? Sì, ti confermo tutto, che sono cresciuto in curva, e tra l'altro mi porto sempre dietro quel tipo di educazione, di stare attaccato alla tradizione, no? A quella che è stata la mia infanzia e la mia adolescenza. E poi dopo ho iniziato a giocare tra le varie squadre, sono stato benissimo, abbiamo vinto un campionato. E onestamente di tutte le squadre anche dove non si è vinto, ne parlo bene, non perché devo, ma perché mi hanno trattato bene dappertutto e quindi sono riconoscente al Napoli, così come al Catania e a tante altre squadre dove ho giocato. Poi a Foggia ho
ho anche allenato, quindi è normale che sia un po' d'adozione nato lì calcisticamente come calciatore e anche come allenatore, però in tutti i posti dove sono stato poi mi sono trovato bene, ho fatto il mio lavoro e mi hanno rispettato tutti. Senti Robby, tu sei stato il primo nel tuo ambiente a dire che il campionato così senza i tifosi non aveva senso. Ma adesso mi fa piacere che tanti lo dicono, bisogna capire quando si dicono le cose e come si dicono, perché poi dopo i tifosi, ma io lo dico perché lo sento, mi conosci bene, quindi certo. se dico una cosa è perché la sento veramente, anche quando c'erano le porte aperte bisogna rispettarli, bisogna... se è vero che il calcio muove un sacco di interessi, è vero perché c'è tanta gente che segue questo sport. Quindi non solo quando ci sono le porte chiuse bisogna dare valore al tifo, al tifoso e alla gente che viene allo stadio, ma riconoscere sempre l'importanza. Com'è stato giocare negli stadi vuoti, in alcuni stadi addirittura con i cartonati oppure i seggiolini colorati per cercare di mostrare in TV uno spettacolo decente, far intendere che ci fosse un pubblico che invece non c'era? Credo che anche per voi giocare in uno stadio vuoto insomma sia penalizzante. No, è completamente diverso, devi abituarti veloce e io sono vantaggiato perché così almeno dal campo mi sentono i miei giocatori gridare alle istituzioni, però poi alla fine dopo una o due volte è brutto. Adesso quando si vedono immagini di repertorio con i tifosi sembra distante, no? Dal tempo in cui si giocava con la gente allo stadio. Speriamo che adesso con la stagione prossima riaprano magari parzialmente all'inizio per poi dopo far tornare tutti, perché così veramente è triste. Tu comunque hai detto una cosa importante prima, che i tifosi vanno rispettati anche quando le porte sono aperte, anche quando ci sono, non ricordarsi di loro solo quando poi mancano. E questa è una cosa a cui noi punteremo, perché ci ascoltano sempre molto poco, veniamo tenuti in scarsissima considerazione, eppure dovremmo essere la parte passionale, siamo la parte più passionale. Guarda Milva, ti dico una cosa, adesso parliamo di tifosi che non ci sono allo stadio, che tante crociate su questo, poi se non mi sbaglio la Supercoppa italiana è da diversi anni che si gioca all'estero, non so per quale motivo chiaramente, ma questo è penalizzante per le squadre che arrivano in finale, è brutto, no? E al tempo della finale le porte erano aperte, non c'era nessun tipo di restrizione, quindi questo è il riferimento a cui faccio quando dico che i tifosi e la gente devono essere sempre messi al primo posto come importanza. Anche l'aspetto economico fa la sua parte sicuramente, certo, perché non abbiamo i paraocchi da non capire come va il mondo, però poi ci vuole un limite anche a tutto. Senti, mi arriva un messaggio per te lo leggo, uno dei tanti: grandissimo Robby, un grande calciatore, soprattutto un grande uomo, amato ovunque abbia giocato, pure allenato, ti vogliamo bene. Grazie. Roberto, ma i tuoi colleghi che ne pensano? Perché vabbè, ultimamente qualcun altro si è sbilanciato, Mihajlovic la settimana scorsa ha detto che dal suo punto di vista il prossimo campionato, se è senza tifosi, non si dovrebbe giocare. Non so, io non ne ho sentiti poi altri. Tu? Anche Gattuso mi stanno dicendo. Sì, anche no, Gattuso. No, Gattuso e Mihajlovic, ma penso che sia talmente evidente che è brutto giocare senza tifosi, che credo lo pensino un po' tutti. È vero che adesso o si giocava così o non si continuava il campionato, poi dopo si può discutere se era giusto o no continuarlo, finirlo, però si deve trovare sicuramente una soluzione per
per riaprire, per tornare. Se serviva un episodio per far capire quanto fosse importante il pubblico, penso che questo lockdown e queste porte chiuse l'abbiano capito un po' tutti, oppure chi non l'ha voluto capire perché proprio parte con l'idea di non voler capire. Hai ragione, Roby. Dai, ti lascio perché so che peraltro sei a una cena e quindi ti sei staccato per parlare con noi. Ti faccio i complimenti anche per il campionato che hai fatto, anche se vabbè, non è la squadra per cui tifo, però complimenti davvero per il lavoro che hai fatto. E non ci incontreremo l'anno prossimo purtroppo, perché la nostra squadra, mia e tua, quella per cui tifiamo, ahimè, è retrocessa malamente, ma cambiamo, non ne parliamo neanche. Grazie di cuore Roberto, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, bocca al lupo a te per la trasmissione. Grazie, grazie mille. Ciao Roberto. Ciao, ciao. Ciao mille, ciao. E ha detto una cosa giusta però, i tifosi andrebbero considerati sempre, non solo ora perché ci siamo accorti che mancano. Infatti. Perché quando ci siamo invece fanno di tutto per allontanarci. Assolutamente. Tra l'altro la tua trasmissione è stata forse veramente la prima che se ne è occupata, non abbiamo avuto quest'anno sì. Il problema al San Paolo, ecco, siamo a casa nostra. No, vero. La faccio una battuta. No, ma hai ragione. Siamo stati praticamente messi all'angolo da un regolamento, dall'applicazione speciosa del regolamento d'uso, che bastava cambiarsi del sediolino per avere una multa, il lanciacori, la cosa che dicevo prima al senatore Crimi, che insomma si veniva multati e successivamente daspati. È stata una guerra di nervi vinta, ma nemmeno tanto, nel senso che il regolamento d'uso resta lì. Quindi bisogna trovare una soluzione a questi poteri eccessivi che vengono dati ad alcuni questori che lo applicano in maniera discrezionale a macchia di leopardo. Dobbiamo trovare delle regole certe, sicure, ma che valgano su tutto il territorio nazionale. Sì, diciamo che quello che avete vissuto voi quest'anno è una cosa anomala, anche qualche altro. Gruppo purtroppo ha avuto gli stessi problemi, ma Torino e Roma due anni fa, Torino quest'anno e Roma due anni fa, sì. Ma parliamo di voi perché davvero quello che vi è successo è qualcosa di paradossale, insomma, tant'è che voi lo stavi dicendo, insomma, avete visto ben poche partite quest'anno, avete sì. Fatto una scelta difficile, perché che ne pensino quelli che sanno sempre tutto. Quando un tifoso decide di stare fuori, di non entrare allo stadio e vedere la propria squadra del cuore, è una forzatura incredibile. Per chi vive questa passione come la viviamo noi, non è una scelta facile. Se uno arriva a fare questa scelta, non lo fa per capriccio, lo fa per una giusta causa, lo fa per salvaguardare non solo se stesso, ma tutti i ragazzi di cui magari si sente responsabile. Assolutamente. Io ricordo che le prime giornate c'era un'opinione pubblica tutta contro le curve che avevano abbandonato il Napoli, che era anche in un momento particolare, e noi ci sentivamo quasi questa responsabilità, no? Perché comunque vedere il Napoli che va male fuori dalla zona Champions, a cui purtroppo per fortuna negli ultimi anni ci hanno abituato, chiaramente ci faceva pesare ancora di più questa decisione. Però poi abbiamo fatto anche una riflessione, posso dirti che era la scelta da fare, perché si è capito innanzitutto che quelle persone che protestavano lo facevano per una cosa giusta. L'opinione pubblica è cambiata completamente, in 3 mesi ha riabilitato completamente quelle persone che venivano additate come criminali, sopraffattori, gente che magari perché voleva sventolare la bandiera e non permetteva la visuale. Io faccio sempre una riflessione, lo stadio è molto grande, ci sono tanti, tanti settori in cui si può andare a vedere la partita, se vuoi stare con i popcorn te ne vai nei distinti o in tribuna. Riflessione, scusate, da appassionato di gradinata. Quindi diciamo che questo imborghesimento del pubblico ad un certo punto è stato superato dalla voglia di riavere i tifosi in curva, e quindi diciamo siamo rientrati quasi a furor di popolo. Però, come ti dicevo, non può essere un contentino e non può essere soprattutto una concessione che ci fanno. No, perché è un diritto nostro. È un nostro diritto, quella diciamo è casa di tutti gli ultras d'Italia, le nostre curve sono le nostre case, ed è giusto che lì dentro possiamo fare il tifo in sicurezza rispettando tutti gli spettatori, ma dobbiamo, non possiamo chiedere il permesso di entrare a casa nostra, questo è il discorso. E poi, tornando a quello che stavo dicendo prima, quando un gruppo decide di rimanere fuori,
lo dicevo, lo fa con sofferenza. Io non ho mai condiviso quelli duri e puri che dicono no, perché l'essere ultras, sai che è questo, sai che ti può portare dei problemi. È vero, però questo non vuol dire mandare allo sbaraglio magari tanti ragazzi giovani e permettere che prendano delle denunce per delle cose che non hanno nulla a che vedere con il fatto di essere ultras, perché se tu prendi una denuncia una, due volte, la multa, solo perché ti hanno immortalato in un posto diverso dal tuo, in curva, dove non ci sono poi i posti numerati, dove si sta sempre tutti insieme, ora magari ci pensi un attimo e dici a questo gioco non ci gioco più, e per me questo è una presa di coscienza, e per me questo vuol dire essere un puro, non dire va bene, no, si va a tutti i costi finché non ti capita, perché finché capita quello a fianco va sempre tutto bene, poi quando capita noi stessi, insomma, magari un pochino ci si riflette. Poi io non discuto mai le scelte di nessuno, perché ognuno in casa sua fa quello che vuole e ci mancherebbe, però siccome è una scelta che anche a casa mia abbiamo fatto più volte, quello di ristare fuori, e siamo stati additati di poco amore verso la squadra, no? Questo è un grande amore verso il proprio gruppo, non solo verso la propria squadra, perché il gruppo comunque è importante, va salvaguardato. Assolutamente, Milva, io colgo l'occasione dalle tue parole per ricordare una frase che dice un nostro caro amico, a cui do un abbraccio, lui capirà, dice sempre una cosa: quello che accomuna il gruppo è la passione per la squadra ed i valori. Esatto. Senza quella passione per il gruppo e per la squadra, per la passione per il gioco del calcio, probabilmente siamo persone che nella vita di tutti i giorni non ci frequenteremmo nemmeno con i ragazzi del gruppo. Quindi tolto quello, cioè, resta ben poco. Poi sono d'accordo con te, il calcio alla base c'è la passione per la propria squadra e per il proprio gruppo, e bisogna portarle avanti con i valori e con i principi che ci hanno insegnato. Provo a leggervi qualche messaggio, non garantisco, perché abbiate pazienza, ma la mia prima puntata qua, mi devo un pochino ambientare, quindi sono anche un po' tesa, a dir la verità. Allora, Manuel ci scrive: basta repressione, avanti ultras, grazie. Poi, grande trasmissione, bravi, per fortuna qualcuno che si è interessato ai nostri problemi. Ciao Emilio, Angelo Biondo di Milano Azzurra. E poi ancora scrive: hanno cercato di fare di tutto per allontanarci dallo stadio, ora per loro, per il loro lucro, si rendono conto che gli manchiamo. Ma ha ragione. Poi saluto i quadri sconvolti che mi seguono anche qua, grazie di cuore. C'è un messaggio per te, ma se lo trovo te lo leggo. Un saluto Emilio, nonostante la rivalità, in bocca al lupo per la conferenza di sabato, avanti ultras, ci scrive Diego. Grazie. Ecco, la conferenza di sabato è una cosa molto importante, un appuntamento importantissimo. Non è una manifestazione, lo chiariamo, nulla di tutto ciò, anche perché saremo in un luogo importante della vostra città. Esatto, saremo al Maschio Angioino, alla Sala dei Baroni, che era la sede del vecchio Consiglio Comunale della città di Napoli, è un luogo storico, forse il meglio che può offrire la mia città in quanto a sede istituzionale. Niente, hai detto già tutto prima tu, cioè è la presentazione di un documento che è un frutto di un lavoro arduo di varie tifoserie, in cui anche io, insomma, modestamente ho dato qualche contributo, ma voglio dire è un lavoro di squadra, veramente di squadra. L'abbiamo fatto seguendo tutti i passaggi, e sarà un momento importante, perché innanzitutto per la scelta della città, la prima volta forse che facciamo una cosa del genere al sud, e quindi in particolar modo a Napoli, e poi soprattutto perché sono coinvolte tutte le forze politiche, non è coinvolto soltanto il senatore Crimi del Movimento 5 Stelle, ma sono stati invitati tutti, e ci saranno anche parlamentari non dell'area di governo ma di centrodestra. Ovviamente è aperta a tutti i politici che vogliono intervenire, ci saranno delle delegazioni di tifosi che hanno lavorato però alla preparazione del documento, e quindi non è una manifestazione aperta a tutti, ma soltanto a chi ha lavorato a questo documento e alla buona riuscita di esso. Guarda, secondo me il primo obiettivo già l'abbiamo raggiunto, cioè il fatto che la fine di un campionato disastroso abbiamo rimesso al centro il dibattito su come si bisogna ritornare allo stadio, già è un primo risultato raggiunto. Però le parole del senatore Crimi, oggi capo politico del Movimento 5 Stelle e sottosegretario all'interno, mi fanno ben sperare che forse qualcosa questa volta riusciamo a portare a casa. Speriamo.
Io mi fermo perché ho preparato qualche immagine, una precisazione e poi la riprendiamo. Questo non vuol dire che noi ci vogliamo sostituire alla politica, nessuno di noi ha nessun tipo di mira. Velleità. Se si riesce ad ottenere qualcosa è per tutti, però ognuno mantiene la propria identità, questo sia chiaro. Noi siamo da questa parte, i politici stanno dall'altra. Poi ognuno può pensarlo come vuole, nessuno di noi ambisce ad una scrivania, è lontanissima da noi quest'idea. Ma pensiamo, l'abbiamo sempre pensato, che il confronto tra le parti sia importante perché è giusto che anche noi veniamo ascoltati, perché siamo comunque la parte più passionale di questo gioco, chiamiamolo gioco perché è comunque un Esatto. gioco, dovremmo essere considerati una delle parti principali perché siamo una parte importante e determinante, lo si è visto in questo periodo, e quindi è giusto che anche la nostra voce venga ascoltata, che non veniamo trattati semplicemente da clienti che, come dicevo prima, non hanno mai neanche ragione. Per capire che cosa ci si sta perdendo in questo periodo in cui le partite sono a porte chiuse e non si sa cosa sarà per il futuro, abbiamo preparato un po' di immagini di tifoserie. Se la regia è pronta, le vediamo e poi rientriamo con Cristiano Militello. Grazie.
Siamo tornati in diretta, questa è la vera passione. Dovremmo aver raggiunto nel frattempo Cristiano Militello, pronto? E per Marco, ciao Milva, buonasera a te e a tutti gli amici. Ciao Cristiano, benvenuto. Grazie. Cristiano, che hai fatto in questi ultimi mesi con le partite a porte chiuse? Beh, diciamo che abbiamo... io ho due fronti, uno è quello del calcio, uno è quello delle scritte, dei cartelli, degli sfondoni, quindi diciamo che mi sono buttato più sul secondo ambito. E, beh, sono stati mesi abbastanza tristi, ora non parlo dal punto di vista lavorativo, ora baraccone è ripartito tutto, ma non so voi se è opinione condivisa, a me mi sembra di guardare sempre la stessa partita, cioè mi sembrano tutte la stessa partita, cioè non c'è quel colpo d'occhio, neanche quel colpo d'orecchio che distingue, no, i vari campi, i vari curve, le varie tifoserie, e quindi questo appiattisce un po' tutto, insomma. Poi gli interessi in gioco sono tanti, il gioco forza era anche come dire, prevedibile che a un certo punto si dovesse ripartire. Chiaro che il prezzo per i tifosi è molto alto. Senti, tra l'altro in alcune partite, insomma, la TV ci ha mostrato delle coreografie virtuali bruttissime, una roba brutta proprio. Ma si è salvata poca roba, c'è stata una cosa dei tifosi della Lazio, mi sembra, che hanno ingrandito le foto degli abbonati della Tribuna Tevere, se non ricordo male, che era una cosa che avevo visto anche a Leeds, in Inghilterra. No, tra l'altro poi quando mi mandarono questa foto degli abbonati del Leeds, modello gigante, a sedere ognuno attaccato a un seggiolino, ho visto che tra i tifosi, allargando la foto, c'era anche Bin Laden. Non so se era uno scherzo, se a parte non mi risulta sia sempre vivo, ma faceva ridere questa cosa. Non sapevo che Bin Laden fosse tifoso del Leeds, fosse stato tifoso del Leeds, insomma. Ma ecco, io non so se è vero, però mi sembrava di aver letto che tu potevi comprarti il tuo spazio per avere il cartonato che poi veniva inquadrato. Ma chi è sto pazzo che paga dei soldi per mettere un cartonato che venga inquadrato? Ma sai, devo dire che poi ognuno si gestisce come meglio crede. Ci sono state delle iniziative, alcune sono state discutibili, alcune sono riuscite bene, poche, altre sono state un po' così, insomma, un po' come dire, vogliamo usare la parola, hanno arrancato un pochettino, sono un po' tristi, ecco, dai, diciamoci la verità. Quindi laddove si tentava di cercare di rendere meno desolante il Côté, a volte con certe iniziative, secondo me si sono peggiorate le cose, quindi è chiaro che cioè, è sotto gli occhi di tutti che diventa così un altro sport, ma non solo un altro sport, diventa anche un altro tipo di spettacolo, no? Perché oramai di sport non se ne parla più di 20, di sport puro non se ne parla più da decenni, è diventato uno spettacolo a tutti gli effetti, quindi viene meno una grossa componente dello spettacolo, perché ricordiamo che poi i tifosi fanno uno spettacolo nello spettacolo, oltretutto gratuitamente, cioè che chi va alla partita o chi acquista poi la partita può godere comunque così sia visivamente e sonoramente di un'atmosfera che questi mesi non c'è stata più. Tra l'altro parlavo prima con Roberto De Zerbi, che ora si scopre l'importanza dei tifosi, perché con le partite a porte chiuse la mancanza dei tifosi si sente, però insomma i tifosi dovrebbero essere importanti sempre, e tra l'altro le televisioni hanno perso una bella fetta di spettatori in questi ultimi mesi, segno che insomma lo spettacolo così come ce l'hanno proposto non è stato gradito a tutti. Questo è fuori discussione, perché cioè, ripeto, io cioè, ho fatto un po' un paradosso, no? Per dire che sembra di vedere sempre la stessa partita, ma così non fosse, sembra sempre che sia un clima da partita di allenamento, cioè noi se vediamo un servizio, i riflessi filmati della squadra che si allena, vediamo così, cioè vediamo dei giocatori che corrono, sudano in un campo che è solitamente vuoto, dove non c'è nessuno intorno. Quindi, ma lo vedi anche, se vuoi, lo vedi anche nelle esultanze, no? Cioè l'adrenalina scaturita da un tifo, cioè il pathos, che comunque il tifo, l'apporto vocale, cioè il supporto del pubblico dà, fa sì che poi quando anche si sblocca una partita al 90esimo, una partita decisiva, una partita, cioè in realtà
abbiamo visto sì i giocatori esultare, ma ecco come si abbracciano di solito dopo le amichevoli estive, e se ci hai fatto caso sono state rarissime sì. esultanze a perdifiato, insomma, correre sotto la curva, sì, dove ecco, corri? No, ma, a parte la curva, faccio proprio un problema anche proprio di intensità, sì. no? Perché sì che voglio dire si è decisa la stagione. Ci sono state delle partite tiratissime, delle partite risolte all'ultimo tuffo, eppure il campo poi il clima ne risente anche in questi particolari qui, è impossibile non notarlo. Senti, tu sei partito con Striscia lo striscione e con il tuo libro Giulietta Nazzocla tratto striscione fatto sì. proprio qua. Però ora, lo dicevi prima, ti sei buttato su quell'altra cosa, perché se andiamo avanti così, Striscia lo striscione, è, insomma, un po' difficile. Ah, beh, oddio, dai, noi gli ultimi, cioè appena poi si sono allentate un po' le misure, cioè se no sembra... No, però no. Debba andare a fare il concorso alle poste, quanto prima, no. se no lunedì non so cosa fare. No, siamo un po' ritardati come rubrica, perché è chiaro che... Io sono andato a fare le mie interviste, anziché fuori dagli stadi, sono andato in un paio di paesini con la mascherina, e tra l'altro sono venute fuori anche cose simpatiche. Chiaro che poi non è che potrà questa essere sempre la normalità, per fortuna no, il calcio comunque gli spunti in campo li dà, le gufate dei telecronisti, le simulazioni, l'errore sul pronostico, lo sfondone linguistico, quello, il contenuto diciamo c'è sempre. Spiace un po' perché chiaramente cioè, la mia nasce come luce accesa sul mondo del tifo, anche se visto da un'angolazione ironica, goliardica così, è cosa che è andata a sparire, lentamente a sparire, in declino già prima per le note misure così repressive che sono subentrate su delle emergenze anche giuste legate a fatti di cronaca molto importanti e molto dolorosi. Solo che poi sono diventate la normalità e ora questa cosa le ha totalmente azzerate, quindi insomma io mi auguro quanto prima, ma per il bene di tutti, proprio per la fruizione di tutti, ecco, insomma il calcio non è questo e non può continuare a essere questo. Beh, Cristiano, io mi auguro davvero che l'anno prossimo la tua rubrica ci sia anche con gli striscioni, perché l'abbiamo sempre detto, i tifosi hanno una capacità di esprimere in pochissime parole un pensiero importante, a volte anche condiviso tra l'altro da migliaia di persone, e sanno davvero riassumere tutto in pochissime parole, e tra l'altro sempre con una grande ironia, e tu tra l'altro insomma, l'hai testimoniato più volte. Beh, quando sfruttato bene è un mezzo di comunicazione potente, perché il tifoso fa sentire la sua voce, manda messaggi, e io chiaramente poi ho fatto una scelta insomma anche di contenuti. Io nasco come comico, quindi certo, mi dovessi occupare poi di questi striscioni che poi per fortuna sono la maggioranza, quindi diciamo che è un modo di vivere la partita che ha sempre elettrizzato decine di migliaia di persone, che sarebbe veramente un peccato se qualcuno cogliesse questa ennesima occasione d'emergenza per far tramontare definitivamente. Cristiano, ti ringrazio, in sì, bocca al lupo. Ho anche tutti i verbi, quindi mi darei anche un 7,5. Grazie. Bravo Cristiano. Bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Grazie. Un saluto a tutti gli amici all'ascolto. Grazie mille, ciao, buona serata. A presto, altrettanto. Insomma, noi abbiamo sentito questa sera un rappresentante istituzionale, abbiamo sentito un comico, lui è un comico, però si è sempre occupato di tifosi, tra l'altro con grande intelligenza, e poi abbiamo sentito chi sul campo ci sta, e abbiamo sentito tre voci diverse, però tutti e tre concordi nel dire che i tifosi sono necessari. Ma credo chi sostenga il contrario sia un malato di mente, permettimi, poi chiaramente... Ma se prendi una denuncia conosco un avvocato buono io. Ah sì, vabbè, qui c'è la competenza a Napoli, quindi puoi aiutare. Niente, credo Milva che la tua riflessione sia assolutamente corretta. Noi dobbiamo semplicemente cercare di essere un pungolo in questa fase affinché, come dicevo prima, ribadisco il concetto... Quando si ritornerà alla normalità e si rientrerà sugli spalti, ci siano delle regole chiare. Non, tu dici giustamente, magari questa è una fase in cui oggi si sono accorti i tifosi, dovrebbero accorgere sempre,
giusto, giusto alla tua riflessione, però sfruttiamo questa occasione, siamo intelligenti, no, e sfruttiamo, certo, noi questa volta questa occasione, perché secondo me non le abbiamo provate tutte. Tu prima facevi anche una riflessione sulla politica, credo che hai fatto una precisazione giustissima, però io credo anche una cosa: chi oggi voglia manifestare, dice di magari dire che con i politici non bisogna parlare, sappiate che le regole le cambiano loro. Esatto, questo. non le riusciamo a cambiare noi sicuramente, possiamo fare le migliori chiacchierate di questo mondo con dei contenuti altissimi, ma le regole del gioco le scrivono loro. Io penso che noi siamo bravissimi a fare il nostro, allo stadio, in strada, in tutti i luoghi che sono casa nostra, in tutti i luoghi dove siamo bravi ad esprimerci e nel modo in cui siamo bravi ad esprimerci. Però Emilio ha detto una sacrosanta verità: le regole purtroppo noi non possiamo cambiarle, ed è giusto che le regole vengano cambiate, perché così com'è non si può andare avanti, perché se io sbaglio sono pronta a pagare per quello che ho commesso. È chiaro che se tu, insomma, vai in giro ad ammazzare qualcuno, devi essere pronto ad assumerti la responsabilità, ma che una persona debba prendere 6 anni perché acceso un fumogeno, che fa del fumo colorato, che prende una denuncia perché è girato di spalle a lanciare i cori, questo non esiste, perché lo spettacolo che c'è sugli spalti è uno spettacolo di cui tutti godiamo, però i ragazzi che offrono questo spettacolo non lo fanno per mestiere, perché non sono pagati, tolgono tempo alla famiglia, al lavoro, ai propri divertimenti, e quindi è un impegno di energia, di tempo e anche di denaro. Perché lo spettacolo che le curve o i tifosi organizzati offrono lo pagano di tasca propria, non c'è nessuno che glielo paga. Ecco, chiariamole queste cose. Quindi ridiamo dignità ai tifosi, perché non lo fanno per mestiere, lo fanno per passione. E siccome l'occhio e l'orecchio verso il settore che fa la coreografia lo buttiamo tutti e ci piace guardarlo, ricordiamoci che sono le stesse persone che poi vengono denunciate solo perché hanno fatto qualcosa per dare supporto alla squadra e per coinvolgere e aggregare tutta la gente che su quei gradoni ci sta, perché bisogna anche saperli aggregare, altrimenti ce ne stiamo tutti ognuno per conto proprio, però lo spettacolo ne perde, e alla faccia dell'aggregazione poi soprattutto. Ma assolutamente, talmente che è vero quello che dici, che se noi non sviluppiamo il canale di dialogo, poi dopo ci troviamo nelle situazioni come ci siamo trovati quest'estate, dove magari abbiamo avuto i diffidati che sono dovuti andare a firmare nonostante le gare si svolgessero a porte chiuse, oppure ci troviamo davanti ad un vero problema giuridico che magari non appassionerai più, ma che secondo me è un punto che il senatore Crimi ha toccato, che abbiamo, diciamo, già sviscerato nella chiacchierata che fu fatta al Viminale. Cioè, il punto è questo: il DASPO quando è nato aveva una cosa tecnica, perdonami, certo, però insomma penso che sia interessante. Il DASPO quando è nato aveva un procedimento di convalida che chiaramente era solamente con un contraddittorio cartolare, ossia gli avvocati e i soggetti che ricevevano il DASPO, il loro avvocato poteva semplicemente fare una memoria al GIP, e il GIP nelle 96 ore, quindi 48 ore per la procura, 48 ore per il GIP, quindi nelle 96 ore complessive può convalidare o meno il provvedimento. Il contraddittorio era solamente cartolare perché il DASPO aveva la durata di 1 o 2 anni, e quindi non si sentiva la necessità di andare davanti ad un giudice a difendersi, perché si diceva: vabbè, è un provvedimento che limita al minimo la libertà personale, lo si può contenere anche con un contraddittorio cartolare. Oggi il DASPO purtroppo, con le riforme che ci sono state, arriva addirittura ad avere una durata decennale, ed esatto, è impensabile limitare la libertà di una persona per 10 anni senza un confronto con il giudice, che magari deve vedere solo una carta preparata in 48 ore da un legale, a volte nemmeno preparato, perché poi anche quello c'è da dire che spesso molti colleghi lo fanno in maniera improvvisata. Quindi quello che ti sto per dire è questo, cioè bisogna fare delle riforme, bisogna dialogare affinché quelle storture, quelle criticità che abbiamo ormai analizzato e che conosciamo un po' tutti vengano eliminate. Non saranno la panacea di tutti i mali, ma ci stiamo lavorando e ci stiamo provando affinché queste strutture vengano eliminate. Per quanto riguarda la questione che è emersa più volte questa sera, quella del DAS, della firma del DASPO, della firma per le partite a porte chiuse, tenete presente una cosa, che questo tipo di provvedimento purtroppo deve essere autorizzato dal GIP, cioè solo il GIP che ha convalidato il DASPO può revocare o sospendere la firma, perché inizialmente alcune questure si erano fortunatamente prese la briga di sospendere la firma per lo svolgimento delle partite a porte chiuse. Poi c'era una sentenza della Cassazione che richiamava questi poteri al GIP che convalida il provvedimento.
quindi le questure sono state spogliate di questo potere, e quindi gli avvocati, tutti gli avvocati d'Italia, abbiamo fatto le singole istanze ai GIP, che chiaramente erano vari su tutto il territorio nazionale, che hanno avuto delle pronunce difformi. Quindi abbiamo avuto magari il ragazzo che a Udine ha continuato a firmare, mentre magari a Brescia non ha firmato, fatto il nome, certo, di una città, certo, a caso, o addirittura nella stessa città. Siccome ogni giudice ha una sua valutazione, un suo modo di pensare, nella stessa città un giudice dice che un soggetto per le partite a porte chiuse deve firmare, l'altro invece dice che non deve firmare, a volte anche con delle motivazioni fantasiose. Ad esempio, c'è il provvedimento di un giudice che ci dice che si deve andare a firmare perché c'è il pericolo che i tifosi, durante lo svolgimento della partita, si diano appuntamento per scontrarsi. Certo. Certo. Come se fosse necessario incontrarsi durante lo svolgimento di una, certo, partita, perché non lo si può fare in un altro momento. Non lo si può fare a porte chiuse. Questo per dirti il clima con cui abbiamo dovuto combattere in questi mesi. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Devo leggere un po' di messaggi, perché visto che ci avete scritto ci tengo a leggerli. Una precisazione. Prima il senatore Crimi ha anche detto una cosa importantissima, che poi ha spiegato anche meglio Emilio. È fatto che, insomma, sarebbe importante che a dare una diffida fosse un giudice e non il questore di turno. E quindi che sia il vice ministro degli interni a dire che si lavora per questo obiettivo è una cosa importante. Poi ricordiamo però che i politici, qualunque politico di qualunque schieramento, non fa parte di un gruppo ultras, quindi non aspettiamoci che vengano ad urlare libertà per gli ultras, perché non lo faranno, ecco. Cioè, non aspettiamo da loro quello che poi spetta a noi, perché i politici, noi speriamo che facciano la loro parte senza darci nessun, noi non vogliamo regali da nessuno, vogliamo solo che vengano tutelati i nostri diritti, perché siamo comunque dei cittadini. Poi la parte che dobbiamo fare noi, quella aspetta noi, non la può fare nessun altro. E detto questo, vi leggo un po' di messaggi, se ce la faccio. Ci scrive Valo da Bergamo, grazie Valo. Giocare senza pubblico è come osservare un'alba in bianco e nero. Mancano magia, passione ed emozione, lunga vita agli ultras, grazie. Poi Giovanni ci scrive, ora più uniti che mai, avanti ultras d'Italia. Poi un saluto a tutti, complimenti per la trasmissione, unica nel suo genere, da sempre cassa di risonanza del nostro fantastico mondo. Non è calcio senza tifo. Marco ci scrive, oltre alla categoria e il numero, uniti dalla stessa mentalità. E poi qualcuno ci scrive, in Francia e in Germania i gruppi si ispirano alla tradizione ultras italiana. Oltre a confine hanno ottenuto risultati concreti sulla standing zone, sulle torce come strumento di tifo, sui biglietti calmierati, una decina di euro per le trasferte. La via scelta è l'unica possibile, avanti senza remore, onorati dalla sede istituzionale prestigiosa, partenopea, e dal contributo serio e concreto che stanno dando i ragazzi della curva B di Napoli. A presto da mezzo sangue partenopeo, l'emozione è tanta, ci scrive Frollo Fortitudo Bologna. Poi Emanuele ancora ci scrive, senza il tifo il calcio è morto, saluti da Roma Milano. Grazie di cuore a tutti. Io credo di essere più o meno in... Sì, ho qualche minuto ancora. Qualche minuto. Mi sono un po' persa. L'area di Napoli mi fa perdere. Beh, questa diciamo che è stata una puntata zero. Sì. Abbiamo provato a fare una puntata anche qua, poi tornerà anche il dodicesimo in campo classico, non lo dico perché, visto che ci stanno seguendo in tanti da sud al nord, ma tornerà anche quello, però l'idea è che magari una volta al mese riusciamo a fare una puntata anche qua. Con grande piacere, Milva. Io penso che la tua trasmissione, mi permetto di dirle, perché ormai fortunatamente negli ultimi anni sono diventato un ospite saltuario, ma comunque abbastanza frequente della tua trasmissione, è diventata effettivamente, come dicono questi messaggi, un po' il punto di riferimento, cioè nel senso che certe battaglie le stiamo veicolando anche grazie alla tua trasmissione. Quindi io, a nome di, diciamo, mio, ma anche a nome di tutti i ragazzi che difendo, che seguo, che hanno conosciuto grazie alla tua trasmissione degli aggiornamenti in cui magari non eravamo a corrente. Quindi credo che oggi ci troviamo alla quasi vigilia di un evento storico, quello di avere un incontro istituzionale, questa volta col governo, perché le altre volte quando ci siamo incontrati abbiamo fatto le nostre proposte, le abbiamo fatte ai gruppi parlamentari. Ed era importante, aveva la sua valenza, ma avere a che fare con il governo è uno step successo, è uno step molto molto importante, ed è l'ultima chiamata per noi. Se riusciamo a portare, diciamo, a casa il risultato, credo che veramente possiamo dare una svolta al nostro mondo. Lo penso anch'io, ce lo auguriamo.
Chiariamo che non sarà una passerella per nessuno di noi, perché nessuno, l'abbiamo detto, non è una manifestazione, ognuno di noi starà dietro le quinte il più possibile, ci sarà chi è delegato a parlare solo per spiegare il lavoro che è stato fatto, ma se sarà un successo, non sarà un successo mio, non sarà un successo di Emilio, non sarà un successo di Bergamo, di Brescia, di Napoli, di Palermo, di nessuna città, sarà un successo di tutti, perché se si ottiene qualcosa lo si ottiene per tutti. Quindi non è stata data una grande risonanza a questo evento, perché non si voleva fare un assembramento, anche perché tra l'altro in questo momento non si può nemmeno, e quindi saranno presenti solo alcuni rappresentanti, ma pochi, delle tifoserie che insomma si sono movimentate per portare a casa questo risultato, ma non saranno i tifosi protagonisti in questo caso, perché per noi parlerà il documento che è stato preparato, e quindi ci auguriamo che qualcuno voglia accogliere queste indicazioni che noi diamo e che si provi a cambiare le cose. Ma ripeto, noi stiamo dall'altra parte, noi continuiamo a fare i tifosi, perché credo che nessuno voglia mescolarsi, nessuno di noi ambisce a diventare politico o giornalista o quant'altro. Poi nella vita privata uno fa quello che vuole, ma allo stadio siamo tifosi, siamo tutti uguali e manteniamo la nostra identità, ed è importante continuare a mantenerla. Assolutamente. Un abbraccio da Cantù, Luciano, grazie mille. Siamo arrivati in fondo, non so com'è andata, me lo direte voi, ero un po' meno sciolta rispetto al solito, lo ammetto, se mi avete trovato un po' tirata, perché insomma era la mia prima volta, non è casa mia qua, e voglio invece ringraziare tutti i ragazzi di Napoli per l'ospitalità in questa avventura, perché non mi sarei mai permessa di venire in casa loro senza prima parlarne con loro, questo sia chiaro, perché non sono in cerca di gloria. Ti ringrazio, ma io credo che qui dobbiamo un attimino mettere da parte le etichette, come hai detto tu giustamente prima, Napoli, Brescia, Bergamo, Avellino, Sampdoria, eccetera. Qui è l'ultima chiamata per la nostra razza, dice una persona che sta proprio qua fuori, dice è la razza che si sta estinguendo, questa è l'ultima chiamata per la nostra razza, noi dobbiamo preservarla, poi dopo quando torneremo sugli spalti continueremo a mandarci a quel paese magari, però, certo. Però oggi dobbiamo stringerci per cercare di portare a casa il risultato. Mi spiace, perché avevo preparato una serie di foto sulle tifoserie campane, però se ce le mandi velocemente, perché voi avete fatto un lavoro importantissimo in campagna, però non abbiamo purtroppo più tempo per parlarne, però so che avete fatto questo lavoro e quindi il frutto poi lo raccoglieremo, insomma, un lavoro importante. Io li saluto tutti, se mi dà l'opportunità, certo, di salutare tutte le tifoserie campane che ci hanno aiutato in questo percorso, ma anche a chi non è stato presente, perché comunque nessuno ha ostacolato questo cammino e siamo contenti del primo risultato che abbiamo portato. Poi ecco, come hai detto tu prima, vorremmo che qualche risultato concreto arrivasse, ma sono molto fiducioso. Grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno seguito da nord a sud, siete state tante, vi ringrazio davvero per la fiducia che mi avete dato, grazie davvero di cuore Emilio, a te e tutti i ragazzi di Napoli per avermi dato fiducia in questa cosa. Non so quando ci vedremo, ora ci prendiamo un attimo di pausa perché dodicesimo in campo si ferma un'altra volta, questa era una puntata di prova, l'idea è che ci si riveda insomma con il prossimo campionato e vedremo di avere un appuntamento fisso, non tutte le settimane, perché di Napoli per me non è proprio dietro l'angolo, però proveremo ad esserci. Un abbraccio a tutte le persone che ci seguono, un abbraccio a tutte le persone che sono costrette purtroppo, che sono private della loro libertà e purtroppo costrette a rinunciare alle cose che amano fare per motivi magari non così, come potrei definirli, per motivi non così importanti, insomma. Assolutamente. Pur senza aver commesso reati gravi. Grazie, un abbraccio a tutti, in bocca al lupo. Se volete vedere la replica la potete vedere da subito sulla pagina Facebook Dodicesimo in Campo e credo tra un paio di giorni anche sul canale YouTube Dodicesimo in Campo. Ringrazio anche Capri Even per l'ospitalità, ringrazio le persone che sono in regia alla camera. Grazie di cuore a tutti, ci si vede alla prossima. Buona estate a tutti, ciao.